Una sala gremita, quella dell'auditorium dell'Asi di Gela, ha ospitato ieri il quinto convegno della Divina Misericordia, un appuntamento che si ripete ogni anno di questi tempi. L'evento ha radunato le delegazioni dei fedeli legati alla spiritualità della Divina Misericordia per una cultura dell'amore misericordioso in Giovanni Paolo II, è il tema che è stato affrontato, tema che ha assunto un valore speciale dovuto alla recente canonizzazione di Papa Wojtyła, pontefice particolarmente legato alla Divina Misericordia. Lei ha conosciuto Santo Giovanni Paolo II? Secondo, cosa ricorda di questo grande Papa? A Roma ho visto come lui ha vissuto la Divina Misericordia, cioè aveva cuore aperto e non faceva distanza tra la gente. È questo che ripeteva spesso: pregate per la Divina Misericordia. Anche lui pregava la coroncina alla Divina Misericordia. È stato il cardinale Paul Poupard, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dialogo Interreligioso, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica conclusiva del convegno. Gesù ci dice nel Vangelo: laddove siete due o tre siete riuniti insieme, io ci sono. E allora qui siamo un po' più di due o tre. Allora dunque viene questa allegria della coscienza della presenza di Gesù. In occasione del convegno è stato esposto il reliquiario della canonizzazione di Giovanni Paolo II, il vescovo della diocesi di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana. Il messaggio che parte oggi è, secondo me, il fatto che se noi siamo più misericordiosi, sicuramente saremo capaci di seminare germi abbondanti di giustizia e di pace. L'adorazione eucaristica è stata presieduta da Don Lino di Dio, assistente spirituale del movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Tutti coloro che oggi sono venuti sono ritornati sicuramente a casa pieni di quello spirito che il risorto ci ha voluto donare, lo spirito di pace, di grazia. Tra le testimonianze di vita ieri anche quella del noto conduttore televisivo Salvo La Rosa. Ho trovato un'atmosfera meravigliosa, un'atmosfera di fede, di preghiera davvero straordinaria e quindi quest'anno sono tornato molto volentieri anche per portare la nostra piccola testimonianza, che è poi la testimonianza di uomini che sono impegnati ovviamente ogni giorno. Anche nel sociale e anche attraverso la televisione, che come tu sai è un mezzo straordinario che arriva a tanta gente, arriva al cuore della gente, quindi se usata bene può essere veicolo anche di messaggi importanti.